calorosissimo abbraccio dal vostro Paolo Pecora. Quali gli argomenti di questo appuntamento? Apriremo con una microspia, la più piccola e la più potente del mondo, e continueremo con un localizzatore veramente straordinario. Nel caso in cui la vostra auto o un vostro bene qualsiasi dovesse essere rubato, beh, grazie a questo localizzatore noi sapremo in qualsiasi momento dove l'area furtiva è stata nascosta, quindi un accessorio veramente utile. E continueremo questo nostro appuntamento parlando di energia alternativa. Vedremo da vicino due fra i sistemi più convenienti in Italia, quello eolico e quello solare. Continueremo questo appuntamento parlando di strumenti destinati a annientare, a bonificare un ambiente nel caso in cui nello stesso vi fosse nascosta una microspia. Concluderemo ovviamente parlandovi di cellulari, concluderemo cioè presentandovi un software che conferisce al vostro cellulare delle caratteristiche che vi lasceranno veramente senza fiato. Ma prima di darvi via a questo interessante appuntamento, bene, un regalo a tutti i telespettatori. Antonella Morello ora intervisterà due degli attori principali del prossimo film, Il caso Omar. Godiamoci questa intervista e partiamo immediatamente dopo col nostro appuntamento. Immagini che abbiamo appena visto della sigla di apertura ci hanno mostrato finalmente il volto della giovane protagonista del prossimo film di Paolo Pecora, Chiara Ali Vernini, un'attrice e cantante romana, un'artista di bellissime speranze. Avremo modo di vederla proprio a breve, proprio in questa stessa trasmissione. Sempre per restare in tema di talenti, parliamo adesso del protagonista maschile del film prossimo di Paolo Pecora, Il caso Omar, l'imprenditore Ioli Quattrone, che da qualche anno segue le vicende televisive di Paolo Pecora. Quelli che hanno sequestrato il bambino sono egiziani e per farlo conoscere al padre vogliono un sacco di soldi. In Calabria, toccare i piccerini è cosa infame e indegna. Paolo ha scelto per la mia persona un boss, di fare un boss duro ma buono, un boss a cui piacciono le belle donne e le belle macchine. È stato difficile per te calarti in questo personaggio? No, perché naturalmente già io apprezzo la giustizia della legge e apprezzo la giustizia degli uomini. A questo punto, con la mia diplomazia, con la mia personalità di boss, convinco questi sciagurati arabi a restituire questo figlio al legittimo padre. Abbiamo il piacere di avere questa sera Amir Abdallah, figlio maggiore di Ahmed, l'egiziano che ha architettato tutto questo casino, che dura da tanti anni e che ora deve finire. انا افهم ولكن لم اعرف ماذا افعل لك لان الله يغفر لي ولعائلتي كما يغفر الضميم. Capisco e mi dispiace che Allah perdoni la mia famiglia e che anche Don Mimmo ci conceda il suo perdono. Certo che lo avrete, ma solo quando quell'uomo potrà abbracciare la creatura. Un ruolo secondario nel film di Paolo Pecora è affidato a una giovane stilista di grande talento, Vienna, che è qui con noi. Ciao Vienna. Ciao. Una stilista ormai conosciuta a Roma, Milano, che in questo film di Paolo Pecora interpreterà un ruolo, mi hanno detto, veramente significativo. Qual è? È un ruolo di una donna di spettacolo, molto sconcertata da quello che è successo al protagonista e quindi al quale darò tutto il mio appoggio.
Ho capito, ma la tua collaborazione, so che sei una grande amica di Paolo Pecora, come comincia? Beh, Paolo, sì, un amico di famiglia, ci conosciamo da tanto tempo. Mi sono rivolta a lui perché ho fatto una sfilata al comune di Reggio per promuoverla ed è stato molto disponibile, diciamo, a promuoverla in televisione, quindi è andata anche in TV, sono contenta. Quindi ti piacerebbe continuare sulla strada del cinema? Oddio, è una cosa nuova per me, però voglio dire, entusiasmante sicuramente. Benissimo, quindi noi salutiamo i nostri gentili ospiti, attori, auguriamo loro tantissimi in bocca al lupo, come ovviamente al film tra poco in uscita di Paolo Pecora. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. E partiamo col primo argomento di questo appuntamento. Abbiamo detto all'inizio, e fra qualche istante lo verificheremo, che in occasione di questo appuntamento noi potremo vedere da vicino la microspia più piccola del mondo. E in effetti questa microspia è talmente piccola che in questo momento probabilmente non vi sarete accorti che la sto tenendo io in mano. Eccola qui. È questa la microspia della quale noi parleremo in occasione di questo appuntamento. È piccolissima, eccola qui, misura pochi centimetri ed all'interno questa microspia ha una batteria capace di garantire, pensate, una autonomia di almeno 7 giorni. Una nota piuttosto curiosa è questa. Sino a pochi anni fa, sino ad un decennio fa, pensate che le microspie paradossalmente avevano bisogno di batterie il cui volume superava quello della stessa microspia. Oggi, grazie ovviamente a continui perfezionamenti, grazie alle continue evoluzioni della tecnologia, l'intera microspia era chiusa all'interno di questo scatolino di plastica, eccolo qui. Ma sempre all'interno di questo contenitore si trova una batteria speciale, una batteria capace di alimentarla per almeno una settimana. Cosa accade nel frattempo? La microspia rimane costantemente spenta, quindi la microspia ha un consumo, si fa per dire spenta, in stand-by come si suol dire in questi casi, quindi la microspia ha un consumo ridottissimo ed è proprio grazie a questo principio che la batteria in essa contenuta può avere una autonomia così lunga. La microspia può essere interrogata a distanza da un comune telefono cellulare o fisso, pubblico o quello di casa. Basterà comporre un codice che conosceremo soltanto noi perché la microspia si accenda quasi istantaneamente e da lì in poi ci farà ascoltare tutto quello che avviene in un ambiente. A quale distanza penserete? Beh, per questa microspia, per quanto piccola sia, non c'è alcun limite. La installiamo a Roma, la possiamo ascoltare da New York. La installiamo a Catania, la possiamo ascoltare da Milano. Ed in quali casi questa microspia trova applicazione? Beh, non è difficile immaginarlo. Lasciamo il nostro appartamento o il nostro ufficio per un certo periodo di tempo, grazie a questo semplicissimo come dire, alleato dell'uomo, è possibile in qualsiasi momento sapere se qualcuno si è abusivamente introdotto a casa nostra o nel nostro studio. Quindi un sistema che difende i nostri beni, un sistema che ci garantisce che in nostra assenza estranei non sono penetrati all'interno del nostro ambiente. E da questa microspia piccolissima, veramente piccola, noi ora passeremo ad un altro congegno, un po' più grande, ma che fa cose altrettanto interessanti. Eccolo qui, è un semplice, si fa per dire, localizzatore. A che cosa serve? Beh, a che cosa serve un localizzatore? Oggi è pressoché noto a tutti, ma questo